Cari quaddisti, buongiorno. Eccoci a Milano, prova del nuovo veicolo Renault Twizy 4580 e signori, grande news, questo veicolo è immatricolato, è omologato come quadriciclo leggero nelle sue due versioni per 45 km orari di velocità massima, per 80 km orari di velocità massima. Lo vediamo, spettacolare, completamente elettrico, biposto, portiere che si aprono ad ala di gabbiano, sedile fantastico per il passeggero, un attimino più limitato, sedile fantastico per il guidatore, un attimino più limitata la posizione del passeggero, ma comunque vi ricordiamo estremamente comodo. Per quanto riguardiamo il vano porta bagagli del mezzo, lo troviamo posizionato sotto il sedile del passeggero, che comunque ha un accesso sinceramente abbastanza interessante, perché si sposta verso l'avanti il sedile del guidatore e il passeggero vi può accedere. Cintura di sicurezza, il veicolo si guida ovviamente senza casco, più di 100 km di autonomia, due potenze interessanti, velocità massima 45-80 km/h, ruote da macchina, massima protezione per quanto riguarda gli eventi atmosferici, spettacolarissima da vedersi, un prezzo sinceramente interessante, anzi più prezzi e vari allestimenti. Vediamo questo modello di prova addirittura con tutto in carbonio e tra poco ci accingeremo anche a provarlo. Andiamo, eccoci qua dal signor Ermanno, venditore della Renault. Signor Ermanno, buongiorno. Ci dica, ci racconti qualcosa di commerciale per questo prodotto? Allora, direi che è una novità assoluta, direi che siamo forse Renault, anzi sicuramente Renault è la prima ad aver avuto la voglia di lanciare sul mercato un prodotto veramente innovativo. Non è una moto, non è una macchina, eppure ha l'agilità della moto. È un quad, per i nostri utenti è una parola magica, sentire quad. È una parola magica, è un quad, è chiaro, non è un quad sportivo, non ci posso andare a fare le gare, però posso farci delle gare in città, perché diventa un veicolo estremamente divertente. Sicuramente consumi, sicuramente facilità di parcheggio, tranquillità di ricarica, perché ricordiamo che a Milano vi sono già più punti che possono essere utilizzati per la ricarica del veicolo, esatto. Quindi 100 km diventano praticamente infiniti se utilizzati in Milano, è veramente una comodità di uso pazzesca, una possibilità di trasporto per Milano che gli utenti cittadini non avevano mai avuto. Finalmente non pagheranno più l'area C, risparmieranno un sacco di soldi di benzina, una ricarica, quindi quei 100 km costano poco più di un euro. Che e questo direi che è già un grande. Fa sorridere un automobilista, esatto, no? 100 km cioè, a Milano un euro. Quante strade si fa con un euro? 100 km. 100 km oggi si fanno almeno con 4 euro, credo, se non ho fatto male i conti. E quindi sì, 4 naturalmente... euro nella teoria, poi nella teoria, però nelle mie speranze. E poi una cosa importante, i sistemi di sicurezza, è come una macchina sotto questo abbiamo profilo. Sentito airbag, quant'altro airbag, resto. Il volante, il piantone del volante è collassabile e ho 4 freni a disco, quindi da un punto di vista sicurezza direi che è importante. Veniamo al lato economico, il modello è già disponibile per il pubblico con la garanzia che un marchio Renault è da sempre nomeato per proporre sul mercato? Allora, i prezzi variano tra le due motorizzazioni e a seconda degli allestimenti, che sono tre, quindi le due motorizzazioni, un 45 km ora e un 80 km ora, l'equivalente di un cinquantino o di un 125, e seguono le stesse normative per quanto riguarda la portabilità del mezzo. I prezzi variano dai 7.000 euro ai 9.500 euro. È chiaro che i 7.000 euro sono di un prodotto di partenza, nel suo allestimento più semplice e nella motorizzazione più bassa. E i 9.500 sono del top di gamma, quindi quello con i cerchi in lega, le chiusure. Tettuccio in carbonio, abbiamo visto, spettacolare. Esatto. È molto utile sapere che ci sono dei dispositivi sonori, perché uno dei problemi del mondo elettrico era di avvisare chi sta intorno della presenza del veicolo, perché è silenzioso, e quindi nel attraversamento delle strisce pedonali piuttosto che delle isole pedonali, o comunque dove il mezzo può andare in movimentazione a bassa velocità, c'è un dispositivo che segnala la presenza del veicolo, un beep sonoro.
Cos'altro dire? Per il momento ci venite ad acquistarlo, venite ad acquistare, questo sicuramente, vabbè, ma è sottinteso. Non vi preoccupate, per il momento due gocce d'acqua non fanno male, gli interni sono fatti apposta comunque per essere bagnati, noi no. Spero che presto verranno fuori anche delle coperture per l'inverno, insomma, per poterlo utilizzare veramente sempre. Signor Armando, è stato veramente gentile, andiamo a dare un'ultima occhiata al mezzo e veramente complimenti. Vi invito a fare un giro. Ma ci proviamo, ma senz'altro. Certo. Grazie signor Armando. Signori, eccolo l'ala di gabbiano, adesso ci stiamo predisponendo per fare questo spettacolare giro. Signori, da quadisti.it, dal vostro Fero, è tutto, un saluto a quando proverò il mezzo.